Ciao ragazzi, eccoci per un nuovo video. Oggi non sono in judogi, oggi sono in tuta societaria, kumiai. Ok? Perché? Perché voglio insegnarvi come si mette bene a posto un judogi, come si piega. Molte volte dalla fretta, ma lo fanno anche le vostre tate, le vostre nonni, i vostri genitori, prendete, accartocciate tutto e buttate dentro. È vero che il judogi è resistente. Però dobbiamo imparare a prenderci cura delle nostre cose e essere capaci a mettere a posto bene un judogi. Guardiamo bene con attenzione. La cintura, innanzitutto. La cintura non si arrotola perché si rovina. La cintura si prende da metà. Se non mi ricordo come si fa la metà, prendo i due baffi, li unisco fino a trovare la metà della cintura, la si ripiega a metà. Di nuovo a metà e la cintura è pronta per essere messa nello zaino e la appoggiamo. Il pantalone è anche abbastanza facile. Pantalone lo prendo, piego, lo posso anche appoggiare per terra, ripiegato di nuovo e gli do ancora un'altra piega. E il pantalone è anche in ordine. E lo appoggio. La giacca è la più difficile da piegare. Vi faccio vedere due metodi, uno veloce e uno più però più corretto. Metodo più veloce, prendo il judogi, piego a metà in modo che coincidano tutte le parti, lo appoggio per terra, chiudo le braccia, richiudo le braccia. E poi piego o a metà, se no parto dal fondo e posso piegarlo anche in due volte, uno e uno, due. E ho il judogi piegato. Per non occupare spazio nello zaino, metto anche il pantalone in mezzo e volendo anche la cintura. Opla! Così è pronto. L'altro metodo per piegare la giacca è un po' più elaborato. Prendo la giacca, ok? Poggio bene per terra la giacca, aperta, la chiudo come se l'avessi indossata. Piego non fino alle spalle, ma un pochettino più in là. E il braccio glielo chiudo sopra. Uguale dall'altra parte, piego un pochettino più in là, il braccio lo chiudo sopra e a questo punto di nuovo o a due e ci metto il pantalone in mezzo o direttamente a metà. E ho il judogi piegato. Ciao, alla prossima!